Buonasera ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Anche quest'oggi faccio un video diverso dal solito, in cui affronteremo un, possiamo dire, un problema della community di noi YouTubers, ossia gli scambi. O meglio, dato che il tasso di truffa ultimamente è notevolmente aumentato, il problema è sempre: chi spedisce per primo? Data la mia esperienza, ho voluto riportare questo video. Prima di tutto dovete assicurarvi che l'utente sia affidabile. In che modo? Dovete andare magari a controllare i suoi video nel suo canale, in cui mostra che ha già effettuato scambi con altri utenti, ovviamente andati per il meglio, assicurandovi anche che questo non sia un truffatore. Scrivete quindi nella barra di ricerca di YouTube il nome dell'utente per vedere se ha fatto scambi e, ripeto, magari vedete se è un truffatore. Altro consiglio, la modalità di spedizione. Molti utenti, e non voglio assolutamente escludermi perché l'ho fatto anch'io molte volte, spediscono in prioritaria. Il mio consiglio è spedire sempre in raccomandata, se possibile. Per quali motivi? La busta contenente le carte, chiamiamola così, può essere rintracciata attraverso il relativo codice. In questa maniera potremmo tracciare la spedizione e vedere se ci sono stati problemi con le poste. Inoltre arriverà al 100% all'indirizzo a cui è destinata, a differenza della prioritaria che ha un tasso di perdita del 10% circa, anche se a mio parere è superiore a questa cifra. E può arrivare non in buone condizioni. A testimoniare questa cosa, è appunto il mio video dell'apertura della collezione leggendaria Family Disc, che è arrivata. Il pacco era in condizioni pessime. Per fortuna non si è rovinata. Il pregio della prioritaria, però, è che costa molto meno rispetto alla raccomandata. Infatti, mentre la prioritaria costerà 1,60 € per il francobollo, la raccomandata va dai 3 ai 5 €. Se vogliamo fare raccomandata 1, costerà 6 €. La raccomandata ci metterà 3-5 giorni ad arrivare, mentre la raccomandata 1 ci metterà 1-2 giorni. Un'altra regola della community che dovrebbero rispettare tutti, e ripeto, deve essere assolutamente rispettata, è che una volta che si scambiano i dati personali, ossia, dov'è la busta? Ecco qui, ossia nome, cognome, via, numero civico, il CAP, ossia il codice di avviamento postale, la località e la provincia. Non ci si può più tirare indietro, altrimenti si è reputati e si è perditempo. Questa è la regola che deve essere rispettata durante gli scambi per rendere giuste le cose, ecco. Così deve essere. L'ultimo mio consiglio è che prima di scambiarsi i dati, quindi, è meglio fare un video per assicurarsi delle condizioni delle carte, perché durante la spedizione, in prioritaria, non so se accade anche in raccomandata, possono verificarsi dei danni. Oltre a questo, può capitare che voi date all'utente con cui state scambiando delle carte in perfette condizioni, quindi mint, mentre l'altro utente può darvele distrutte. Quindi vi consiglio sempre di fare un video delle condizioni delle carte. Ora, volevo soltanto dirvi come spedire, cioè, o meglio, come compilare la lettera in caso di prioritaria, perché se è raccomandata vi danno il modulo e c'è scritto tutto lì. Allora, qui davanti la busta, qui, questo pezzettino qui, mettete il nome e cognome, la via col numero civico, il CAP, il codice avviamento postale, la vostra località e la provincia. Mentre dietro la busta, io lo metto sempre qui. Mettete, diciamo, gli stessi dati però dell'altro utente, il nome e il cognome dell'utente con cui state scambiando, la sua via col numero civico, eccetera, eccetera, come ho detto prima. Metterò in descrizione magari meglio i dati da scrivere. E ovviamente qui, se siete in prioritaria, il francobollo che non deve mancare, che è acquistabile in edicola, oppure andate direttamente dentro la posta, ma io vi consiglio, se andate direttamente alla posta, di fare la raccomandata, anche se costa di più.
per la mia affidabilità. Ecco qui, per chi non si fida, cioè, questa è la mia affidabilità, questo significa essere affidabili. Non per vantarmi, però io sono un utente molto onesto negli scambi, non truffo assolutamente e non voglio essere truffato, quindi spedisco sempre per seconda, a meno che non mi fidi ciecamente di quell'utente, nel senso che abbia più iscritti di me, cose simili, insomma. E inoltre il consiglio per la busta, non quella, ma vi consiglio questo tipo di busta, che ha una probabilità di perdersi, diciamo, minore. Ed inoltre, essendo imbottita, non ci saranno danni durante la spedizione. Questo era tutto da questo video. Spero di esservi stato utile. Quindi iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace, un commento e arrivederci al prossimo video.